chi era Stanislao Lista? Stanislao Lista era un pittore e uno scultore che operava al di fuori dell'Accademia di Belle Arti. Quindi dentro l'Accademia c'era Tito Angelini, il classico, che faceva copiare dall'antico, dal gesso, e faceva tutta la classe, diciamo, tradizionale. Fuori, in una sua scuola molto democratica, perché era una scuola gratuita, per cui se lo sono potuto permettere tutti gli artisti che non potevano, che non avevano mezzi a quel tempo, insegnava, quindi fuori dall'Accademia, insegnava a fare che? A guardare solo il vero. E quindi tutti gli allievi di Lista, tra cui Gemito, tra cui Francesco Jerace, Mancini, anche i pittori, non soltanto gli scultori, anche i pittori allievi di Lista, si ponevano davanti al modello vero. Anzi, Lista, che poi è stato anche un grande maestro, poi più tardi, dopo la morte di Tito Angelini, che insegna fino a che non muore, cioè nel 78 siamo nel pieno dell'ondata del realismo, Tito Angelini ancora insegna all'Accademia e fa lo scultore classico. Dopodiché entra Lista, ma non sulla classe di scultura, sulla classe di disegno, e Lista insegna a guardare solo il vero. E basta. Quindi niente più modelli presi dall'antico, niente più confronti con il classico. E poiché è stato un grande maestro, scrive, quindi lui è stato anche un teorico, un critico, e scrive i manuali per gli studenti.